Ben return, ragazzi! Siamo tornati con Assassin's Creed Black Flag! Ah no! Assassin's Creed Odyssey! Stiamo scherzando, vi prendiamo per il culo! Perché lo stile è proprio come quello di Assassin's Creed Black Flag, bandiera nera! Con Edward come protagonista! Eravamo rimasti la scorsa volta con una missione alle prime armi della missione principale! Ad ogni modo, ragazzi, ora prenderemo maestria un po' come guidare la nave, che è più o meno come guidare la Black Flag, quale direi mi sembra di dire così, battimento tale e quale show, ah, no, tale e quale basta. E bene, andiamo verso il punto stabilito, che si chiama il punto stabilito. Ecco. E quello là lo vedete, sapete come si chiama il punto stabilito? Distruggeremo. Non puoi andare così veloce? No, al massimo. Che due coglioni, era più veloce in Black Flag. Oh, ma porca puttana. Allora, in Black Flag intanto eri nel 1700. Ma adesso qua siamo nel 1600. Siamo nel 450. Vai a vedere delle cose che piangere. Siamo nel 450. Eccola Barnaba! Ah, no, Barnaba. Dio della merda. Direi che è ora di iniziare l'abbordaggio. È diventata Lexus, quindi in poche parole è morto. C'è da un burrone di solito, ad ogni modo lo scapperemo solo andando avanti nella storia. Big boot, madonna, è provato dall'altra parte. Leto, ragazzi, fate attenzione a Leto che si sta distruggendo la sua nave da solo. Mi sento così potente. Ora ridammi la mia lancia. Abbordaggio completato, abbiamo guadagnato dei punti almeno. Ovviamente era troppo facile. Non c'è niente. Ma perché ti dice tu? Se ci siamo dentro è disponibile. Perché c'è Arsinka, ci sta prendendo la mano. Ho perso un paio di bravi uomini contro quei pirati. I mari sono più pericolosi ora che Sparta e Atene sono ai ferri corti. Ci servono nuove reclute per migliorare la ciurma. So da dove iniziare. Il migliore arciere che conosca sarà una risorsa preziosa. Quando lo incontriamo? Dovrai persuaderlo. Che intendi? Portalo a bordo e ci penso io a convincerlo. Qualche dracma potrebbe aiutare. Quindi vuoi che lo metta fuori combattimento? No, no. Forse potresti calmarlo un po'. Poi portalo sulla nave, così posso fare due chiacchiere con lui. Andrà tutto bene, garantito. Bene, 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 ragazzi. Già finito! Ah, ecco perché sono non disponibile. Arsinka. Missione completata, ragazzi, andiamo avanti. Arsinka. Opportunità. Che... No. Bene, iniziamo sta missione. Pari opportunità. Un capodoglio. Comunque, ragazzi, vi faccio notare che siamo ancora nella stessa zona, Ragazzi, io vi faccio notare che il mio socio vuole mangiare capodoglio stasera, quindi adesso andiamo a pesca. Qua almeno non cantano le canzoncine come in Edward. Non credo che possano remare più veloce di così. Attacca la nave. No, c'è un... Vieni qua. Vorrà dire che oggi mi lancerò un Ecco l'isola. Procedi con cautela. Non procedere con cautela. Vai a tutt'arante. Dobbiamo fare in fretta, ragazzi. Dovrei mandare Icaro a perlustrare la zona. Ecco il mio obiettivo.
trovato. Certo che rispetto a... a Sentinel... Pronti per l'attacco! Vabbè, ma Sentinel l'hai conosciuto che era già... era già grande. Era già... Treasure! Where... ah, minchia. Molto difficile è stato individuarlo. Vedi che ti lamentavi di... Devisa Treasure. Ares il capo, vista... Ehi, c'è un punto d'osservazione. No, è prima. Ehi! Ma che cazzo è questo? Ma si stanno chiedendo. La sorella di Fable. Però ragazzi, una cosa bella degli ultimi Assassin's Creed è che i soldatini combattono fino all'ultimo. Finché non cremano. Finché non cremano. Non cremano. A differenza di Assassin's Creed, non ti scappano via quando sono in difficoltà. Ares il capo. Ares è un lacche. Poco completato, ci danno ugualmente. Allora... eccolo lassù. Era comodo esserci fosse stato... cos'è? Devo stordirlo con la mia mano. Ah, ma non puoi, non lo uccidi. Crack. Unisciti a lui, brutto stronzo. Altra aiuta. Bene. Alla mia ciurma offro libertà e dragne. Va bene. Cioè, un grave della serie. Va bene. Allora, ragazzi, bene, come vedete, si è aggiunto anche l'iconanave là sopra tra tutte le nel nostro inventario, nel nostro menu, scusatemi, c'è mappa, missioni, inventario, abilità, nave e mercenari, che a differenza di Assassin's Creed Origins... Bene, abbiamo sbloccato il luogo tenente. Luogo tenente abbiamo sbloccato. Luogo tenente. Viene Cassino, come del nuovo tenente. Pronti, allora parte Cassino. Eccoci qua, comandante. Devo parlare con Barba. Ecco. Bene, sarà una risorsa preziosa. Ma basterà? Non temere, avremo parecchie opportunità di reclutare altra gente durante il viaggio. Qualcosa mi dice che ne avremo bisogno. Tracciamo una rotta per la Megaride. Un bel viaggio. Missione compiuta, ragazzi. E ragazzi, c'è anche una nuova spada, ma io voglio le lance. Va bene, non lasciamo le lance perché è noioso questa nave. Se vuoi movimentare un po'. Allora ragazzi, dobbiamo andare in Megari. Andiamo subito verso la U. Andiamo subito in viaggio verso la cueva. Avanti. Prendiamo tutta. Sotto il capodoglio. Non puoi uccidere il capodoglio. Pesca, gente! Ma andiamo a bere il vino, genta! Merda, ragazzi, tutti. Merda, ragazzi, in questa parte ho idea che verrà sigata. Spartani e ateniesi sono banditi e pirati. Che gli dèi ci proteggano dall'umanità. La nave della SPAL! È vero. Porca troia! La nave della SPAL. Esplosa la nave della SPAL. Dai ragazzi, arriviamo a destinazione in fretta, vedremo se vediamo sta parte. No, bella. No. Aspetto. Avanti. Massima velocità! Spear! Spear! Per patata, ragazzi. E appena alla mia mercé. C'è nome dello rematori, accelerare! Il nome di velocità!
attimo un mappone, ragazzi. Adesso se il mio socio interrompe la puntata. E ora paghiamo tutte le tare. Avanti, Spear! Ciao ragazzi, ho perso una parte di Iri. Ok, taglie, eccole lì che ci dicono le famose taglie, quelle che vi abbiamo già illustrato nelle prime puntate. È colpa di Nicolao se la mia vita è una merda. Credo di uccidere Nicolao. Speriamo di sì. Uccidiamo Nicolao. Speriamo di sì. Ragazzi, sentite che silenzio. Questa parte verrà ucciso. Hai sentito che ha fatto. Il lupo non fa alcun prigioniero. Ma chi si vede? Non fa niente. Ah, merda. Lì mi sono antipatico. Belli gli spartani comunque anche loro. Ma che bello il mio. Guardate! Come quel cane ateniese di Pericle! Diteme! Si nasconde nel suo partenone, circondato da drammaturghi e sofisti! Lui non osa affrontarvi! Con onore sul campo di battaglia. Sa bene che siete troppo forti. Sa bene che i giorni di Atene in Megaride sono contati. E sa anche che Atene sarà la prossima. Sparta. Popà! Devo uccidere Nicola. Devo uccidere mio popà. Guarda, vedi lo sta pensando. Devo uccidere mio popà. Tu, ecco. Hai spezzato tu il blocco ateniese? Sì. Erano tra i piedi. Ora uccido mio popà. Sparta ti ha benedetto. Sì che ti ha benedetta, amica mia. Sei arrivata in tempo per assistere alla gloriosa vittoria di mio padre. Il popà si è messo meglio. E così sei mio fratello. Se Nicolao è tuo padre, significa che tu sei mio fratello. Hai preso un colpo in testa combattendo. Di che stai parlando? Il lupo è mio padre, oltre che il tuo. Sciocchezze. Prima di adottarmi aveva due figli, ma entrambi morirono a Sparta molti anni fa. Eccetto quella che hai davanti in questo momento. Me l'hai quasi fatta, ma non sono nato ieri, Mistios. Torniamo a parlare del perché sei qui. Oh, non ci credo. Oh, muori allora. Cosa ci fa una mercenaria nel bel mezzo di una guerra per cui non è stata soldata? Dimmi perché sei qui o ti faccio a fette per aver sprecato il mio tempo. Lo faccio io, infatti. Sono qui per incontrare l'impo. Passavo di qui, sono qui per offrire... No, passavo di qui è più bello. No, dai, non ha senso. Dai, passavo di qui. Ma non ha senso, no, oh, ero qui. Ero qui. Stavo cercando un posto dove fa la pipì. Esatto. Cioè, vale. Sono qui per sono qui per incontrare il lupo di Sparta. Ovvero mio padre. Pensi sia così semplice incontrare Nicolao? È il comandante dell'intero esercito spartano. Se davvero sei qui solo per lui, potresti rimanere delusa. Sicuro di essere al comando qui? Non mi sembri il tipico spartano. Forse è meglio se parlo direttamente con Nicolao. Il senso dell'umorismo non è una qualità che si addice a un guerriero. Ma se vuoi guadagnare qualche dracma, un'abile mercenaria mi farà comodo. La flotta è distrutta, ma la Megaride è sotto il controllo degli ateniesi. Dobbiamo indebolirli se vogliamo affrontarli in campo aperto e rispedirli ad Atene. E perché vi serve una mercenaria per farlo? Avete a disposizione parecchi soldati. Non è una questione di quantità. I Megarici sono nostri alleati. Non invieremo soldati finché non avremo la vittoria in pugno.
I miei ricognitori stanno localizzando dei bersagli chiave. Il mio aiuto a un prezzo, ovviamente. Vi aiuterò a liberare la Megaride al giusto prezzo. Tipico di chi fa il tuo mestiere. Niente onore o senso del dovere. Ma è meglio averti con noi che contro di noi. Bravo, vedo che capisci. I nemici hanno già un mercenario dalla loro. Non hanno bisogno di altri. Posso ucciderti da un momento. Se riusciamo ad attirare il loro capo allo scoperto e eliminarlo, schiacceremo gli Ateniesi sul campo di battaglia e li spediremo in terra, distruggendo le scorte, rubando il tesoro ed eliminando le truppe scelte. Dovremmo renderlo vulnerabile. Prendi questo e mostralo ai miei ricognitori. Se li incontri, contattali per ottenere informazioni. Potrebbero aver bisogno del tuo aiuto. Forse so come agire. Non mi interessava chiedergli, già che mi dà fastidio parlare con questo qua. Bene, poveretti quelli lì. Quando avrò ridotto gli Ateniesi in ginocchio per conto di Sparta, otterrò quell'incontro con Nicolao. Altrimenti toccherà a te. Manda quei cani Ateniesi nell'Ade, Mistios. Fallo e il lupo si accerterà personalmente che tu venga ricompensato. Meno male che c'è il lupo in questo mondo. Conquistare le nazioni. Per incontrare tuo padre Nicolao. Bene, bene, bene. Nicolasti, Nicolò. Quindi abbiamo una nuova sessione ancora? No. Una missione porzioni razionate. Bene ragazzi, ci avviciniamo. È secondario o principale? Il tesoro degli Ateniesi. Ah, va bene. No, non è la principale questa. Ah, andiamo allora. Subito. Facciamo questa? Sì. Però la prossima volta però, infatti riprenderemo esattamente da questo punto, quindi... Bene ragazzi, tra l'altro aspettate ragazzi che c'è una bella cosa là, sconfiggere gli Ateniesi. Non c'è tempo da perdere. Il santo dello squalo. Niente, non mi fa vedere... Ah, ma è Danae! Danae 10, livello 10, un po' presto. Allora ragazzi, la prossima missione faremo quella lì che è lì quella vicino. Che ho ad ogni modo, pollice in su se vi è piaciuto il video, pollice in giù se non vi è piaciuto il video, commentate ma soprattutto iscrivetevi al canale ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima puntata con Assassin's Creed Odyssey. Odyssey, alla prossima ciao ragazzi, ragazzi.